Prosegue senza sosta l'attività operativa della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli del territorio, sia ordinari che straordinari, disposti dal questore Francesco Messina, con la finalità di prevenire e contrastare attività delittuose, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori. Presso la sala conferenza della questura Aldo Faraoni, il questore ha fornito il resoconto dell'attività mensile. Un'attività di controllo del territorio svolta appunto dalla Polizia di Stato che ha determinato dal 6 dicembre 2018 l'arresto di 241 persone, di cui 174 straniere, e la denuncia in stato di libertà di 555 persone. Sono state identificate 9.730 persone, di cui 3.033 straniere. I cittadini stranieri espulsi sono 65. Sono 18 gli ultras dei gruppi Tradizione e Ultras Granata che nelle ore antecedenti il derby Torino-Juventus del 15 dicembre scorso, in prossimità dello Stadio Olimpico Grande Torino, si sono resi responsabili di una rissa fronteggiandosi con cinture, caschi e lancio di sedie prelevate da un deore. Dell'operazione ce ne parla il dirigente della Digos, dottor Ambra. Allora, innanzitutto la particolarità dell'episodio è che si è verificato circa 6 ore prima dell'inizio del derby, quindi in una fascia oraria che di solito in cui non si registrano la maggior parte degli episodi di violenza fra le opposte tifoserie. Rappresenta una seconda tranche investigativa perché in concomitanza dei fatti già c'era stato un arresto, una denuncia e alcune persone identificate, con intervento poi anche delle parti inquadrati, a seguito delle quali poi i facinorosi sono fuggiti. Sono stati utilizzati per le individuazioni dei responsabili dei moderni software di analisi delle immagini tramite l'analisi trasversale di immagini di impianti di videoriprese effettuate da più operatori e anche da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito in modo tecnico e informatico di ricostruire le esatte dinamiche dell'episodio, di riconoscere tutti i responsabili, 18 persone, di cui 8 sono state denunciate, e tutti e 18 sono stati è stata avviata nei loro confronti la procedura per l'emissione del provvedimento DASPO. Alcuni saranno con obbligo di firma, perché alcuni hanno già alcuni DASPO in passato hanno avuto, per cui in questa situazione di recidiva c'è anche poi la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo delle firma per alcuni anni. 8 arresti in un mese. Un bilancio positivo per gli agenti del commissariato Mirafiori guidati dalla dottoressa Valentina Irrera. In questa settimana invece avete sequestrato oltre 1,5 chili di droga stipata all'interno di un appartamento di un cittadino albanese di 37 anni. Dottoressa, un'attività molto intensa. 8 arresti in un mese, oltre 4 chili, quasi 4 chili e mezzo di sostanza stupefacente sequestrata dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria. Si tratta di sostanza di vario genere, in parte cocaina, 1,6 chili, marijuana, anche lì si parla di più di 1,5 chili, e in particolare oppio. Quest'ultimo sequestro di mercoledì scorso ha sollevato l'attenzione, perché si tratta di una sostanza che non si sequestrava da un po', una sostanza particolare, droga come sappiamo tutti di origine orientale, destinata probabilmente a dei fruitori italiani, una droga un po' da salotto, ecco, un po' di nicchia se vogliamo, quindi il mercato è diverso da quello dell'altra quantità sequestrata. Probabilmente si tratta, come vi dicevo, di persone che pensano e sbagliano che l'oppio sia una droga meno nociva rispetto alle sostanze più conosciute. In realtà la dipendenza che crea e le conseguenze sono le stesse dell'eroina, quindi si tratta di una droga molto molto pericolosa. I fermati tutti italiani? I fermati sono 7 italiani arrestati per detenzione ai fini di spaccio e un albanese, quest'ultimo caso di cui vi parlavo mercoledì, che aveva sia oppio che quasi 1 chilo di cocaina. Perfetto. Dottoressa Valentina Herrera. Sì, vicequestore e dirigente del commissariato Mirafiori. Grazie. Come ha detto, perché la sua voce non ce l'avevo nella registrazione. Sì. Grazie.